Dio è vivente. Cercate il vero Dio nella Bibbia. Il vero Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio della Bibbia, il Dio di Israele, l'Onnipotente, El Shaddai. Oh, gloria al Signore che ha creato il cielo e la terra con il potere della sua parola. Alleluia. Noi abbiamo bisogno di conoscere il vero Dio con il cuore, tramite la verità, perché in questo mondo ci sono tanti falsi dei, tanti idoli, tante false religioni, ma la verità è solo Gesù. Amen. Così dice la Bibbia: io sono la via, la verità e la vita. Nessun uomo ha mai potuto dire questo, nessun profeta ha mai potuto dire questo, nessun santo ha mai potuto dire questo, ma Gesù l'ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non indurite il vostro cuore se ascoltate la parola di Dio. Amen. Non indurire il tuo cuore, ma rifletti e riconosci che solo in Gesù c'è la salvezza. Amen. Invocalo. Gloria chiedi a Dio. Perdono al Signore. Chiedi a Gesù di liberarti, perché solo Lui può spezzare le catene. Gloria a Dio, alleluia. Dio mi benedica. Anche a voi. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Chiedete e troverete, alleluia. Chiedete, vi sarà dato. Bussate, vi sarà aperto. È tempo di cercare l'Eterno, perché stiamo vivendo nei tempi della fine. Una religione superficiale non ti può salvare. Una fede superficiale, una credenza superficiale, come la maggior parte delle persone hanno. Le persone dicono: io c'ho la mia religione, io vado a messa. Ma qual è la tua religione? Perché stai vivendo nel peccato. Le persone dicono: io ho la mia religione. Ma qual è la tua religione? Fumare, andare a bere, andare dietro i piaceri del mondo, i desideri carnali, qual è la tua religione? Ma tu non stai onorando Dio. Noi dobbiamo amare Dio, l'Eterno, l'Onnipotente. Alleluia. Non basta dire che c'è una religione nella tua vita. La religione non ti salva. La religione ti fa fare delle cose che non vengono da Dio, come per esempio le processioni. La Bibbia non dice di fare le processioni. E come mai si fanno le processioni? Perché quelle sono le religioni, dove c'è un giro di denaro, c'è un la Bibbia non dice di fare processioni o di andare a confessarsi davanti a un uomo, ma la Bibbia dice di chiedere a Dio, di chiedere a Dio perdono. Alleluia. Di chiedere a Dio, non lo sapevo io, forse ce l'ho, di liberarci. No, tu non lo puoi fare. La Bibbia dice nei Salmi: oh Dio, abbi pietà di me, abbi pietà di me, oh Dio, perché ho peccato contro di te. Grazie Signore. Abbi misericordia di me, oh Dio. Solo tramite la fede nel Signore noi possiamo trovare la misericordia. E noi dobbiamo capire, carissimi, uomo. I santi erano uomini, le sante cosiddette erano donne, ma noi dobbiamo aggrapparci solo all'Eterno. All'Eterno ci dobbiamo aggrappare. E non venerate le statue, non venerate le immagini, gli idoli. La Bibbia dice di non fare queste cose.
Gloria al Signore. Gloria anche a se sembra che nessuno vuole ascoltare, ma noi dobbiamo predicare la verità, sia che ascoltino o rifiutino di ascoltare. Noi dobbiamo dire: così dice l'Eterno. Alleluia.